Ciao e bentornato qui su Tu per Tu con Marilù. Oggi prepariamo insieme un impasto lievitato, una treccia fatta con un impasto del pan brioche ripiena alla Nutella. Una delizia per la colazione o per la merenda. Vi faccio vedere come poter cuocere nel kit forno, perché non è soltanto ideale per la cottura delle ciambelle ma anche degli impasti lievitati. Quindi affronteremo insieme dall'impasto alla formazione della treccia e alla cottura. Potete utilizzare il classico cubetto di lievito di birra fresco oppure il lievito di birra disidratato, oppure se ce l'avete e avete la fortuna davvero di averla in casa, la pasta madre. Thank you.
cuciniamo a fiamma alta, quindi non c'è un tempo indicativo, fino a quando non inizia a dorarsi la superficie. Quando vedete che la superficie si è dorata, andate ad abbassare al minimo all'incirca 5 minuti. Allora, controlliamo. Perfetta, si è dorato perfettamente, quindi adesso io che faccio? Vado a spegnere e possiamo sfornare la nostra treccia. Praticamente io ora per sformarla, così metto un tagliere dalla parte di sopra, rovescio tutto. Adesso non ci resta che poggiare il nostro vassoio dalla parte opposta e voilà, la nostra treccia è prontissima. E adesso la prova taglio. Da notare quanto sia soffice. Di pan brioche alla Nutella cotta con il nostro kit forno della Magic Cooker è pronta. Io ovviamente non vi consiglio di tagliare da calda, ma lasciatela almeno intiepidire per una mezz'oretta circa e poi procedete al taglio. Io ero troppo curiosa di vedere e di farvi vedere com'era venuta. Adesso non vi resta che provare a replicarla voi a casa e ovviamente fateci vedere o su Instagram o su Facebook, oppure inviateci le foto tramite mail il vostro di risultato. Se invece volete procedere con la cottura tradizionale nel vostro forno di casa, la cottura avviene nel metodo più classico possibile per un pan brioche, quindi 190 gradi per almeno 30 minuti. Noi ovviamente non abbiamo avuto necessità di preriscaldare il nostro kit forno, quindi la partenza è avvenuta da fretta e soprattutto la nostra treccia alla Nutella ha cotto in pochissimo tempo. Un bacio a tutte ragazze, al prossimo video!